Scudatori. Scudatori Fontana Salvatore, Reina Alessandro, Locascio Marco. E comunicazioni da parte del Presidente del Sindaco, una comunicazione del Sindaco. Sì. Sì, io sulle comunicazioni sarò un po' lungo questa sera. Intanto vorrei porgere anche a questa sede istituzionale le condoglianze alla famiglia del professore Sueia, un amico di tutti, un amico dell'amministrazione. Oggi ci sono stati i funerali, c'è la moglie, la signora Aurora Greco, e io ho manifestato, diciamo, le condoglianze facendomi portavoce un po' dell'amministrazione, ero con Sergio, quindi anche del Consiglio Comunale, molti di voi erano presenti. È un atto, diciamo, molto sentito, perché il professore è veramente un amico di tutti. Io conoscevo la signora così come, diciamo, la conoscevate voi, quindi condoglianze a lui e alla famiglia. Poi vi devo fare altre, diciamo, comunicazioni. Avete sicuramente seguito ieri e nei giorni passati la vicenda dei precari e di quello che è stato così varato dal Parlamento nazionale, che sembra abbia messo tutta una serie di paletti in ordine alla possibilità, innanzitutto al 31-12, di prorogare i contratti dei precari. In Sicilia sono circa 20.000, 18.500, e questo ha immediatamente allarmato i sindacati, allarmato i ragazzi, tutti gli enti, anche, diciamo, all'interno del Comune di Figueras. Noi ci siamo immediatamente attivati, abbiamo fatto una nota al Presidente della Regione dove manifestavamo il nostro disappunto su quello che era stato così partorito a livello nazionale. Abbiamo immediatamente chiesto un incontro con il Presidente e oggi c'è stato un tavolo tecnico tra il Presidente e i sindacati, si è addirittura costituita un'unità di crisi. Sono termini, diciamo, molto così scenici, però è la verità. Noi abbiamo ricevuto una telefonata dalla segreteria del Presidente Crocetta proprio questa sera, qualche oretta fa. E l'unità di crisi è composta dal Presidente della Regione, dall'assessore Valenti e dai sindacati. Dall'assessore all'economia e dall'assessore al lavoro. Noi siamo in contatto con la segreteria del Presidente Crocetta, perché comunque resta fermo il nostro impegno ad incontrarlo. L'incontro non è finalizzato a manifestare solo e esclusivamente il nostro disappunto sulla scelta che è stata fatta dal governo centrale. È inutile ricordare, perché faremo soltanto un esercizio di retorica, ricordare quanto siano preziosi questi ragazzi per tutte le amministrazioni, non soltanto per quella del Comune di Figueras. Però io ritengo che se noi dobbiamo contribuire a qualcosa, Giuseppe, dovremmo andare a tracciare un percorso giuridico per dare la possibilità a questi ragazzi di poter rimanere all'interno dei vari enti di appartenenza. E questo si può fare suggerendo, qualora ci sia questa possibilità, e ritengo che questa possibilità debba essere trovata con forza, perché poi stiamo parlando di grandezze economiche, di eliminare alcune strutture che sono presenti all'interno della legge, cioè quella di avere per forza compreso il costo del personale all'interno, il costo del personale precario all'interno dei costi del comune, quindi facendo entrare questa grandezza all'interno del patto di stabilità, unitamente a tutti gli altri paletti rispetto al patto di stabilità, il turnover e tutto quello che voi conoscete perché siete esperti di questa materia, ha in realtà creato l'impossibilità giuridica di poter intervenire a bandire dei concorsi per questi ragazzi. Lo stato dell'arte del Comune di Figueras è questo. La legge dice o sembra che dica che qualora i comuni hanno rispettato il patto di stabilità, in pianta organica hanno queste persone, quindi noi abbiamo 49 precari che sono collocati nella pianta organica che
abbiamo modificato con l'amministrazione precedente, anche noi diciamo, abbiamo contribuito a dare altri piccoli correttivi alla pianta organica, se non ricordo male. E allora noi siamo nella possibilità al 31-12 di poter prorogare questi contratti per 3 anni, però la legge attuale dice che dovremmo bandire pieno i concorsi per queste persone, concorsi per il C e la selezione per le figure B, A e B. Questo presenta grossissime, diciamo, difficoltà, e quindi ci hanno imbrigliato tutte le amministrazioni comunali su percorsi incredibilmente difficili. Chi invece nell'amministrazione non ha rispettato il patto di stabilità, non li ha previsti nella pianta organica, addirittura al 31-12 di quest'anno non potrà rinnovare i contratti. Quindi tutta questa gente dal 1 gennaio del 2014, non è il caso di Figanzi, lo tengo a sottolineare, per merito di tutti, nostro e di chi ci ha preceduti, poi alla fine per grandi linee ce l'avamo tutti anche nella passata amministrazione. Vi sto dicendo che non rispettando questi paletti, il 1 gennaio questa gente sarà all'interno di un bacino, e all'interno di questo bacino le amministrazioni poi potranno attingere, me ne servono 2, me ne servono 3, me ne servono 5, non mi serve nessuno perché non ho la capacità di poter bandire i concorsi. È veramente qualcosa di drammatico, perché parliamo di 20.000 persone e delle famiglie che stanno accanto a queste persone qui, quindi del marito, della moglie, dei figli. È qualcosa di veramente molto serio, molto drammatico. Noi daremo il nostro contributo, che non sarà soltanto un contributo a mettere una fascia e fare una passeggiata in corso Calatafimi, o piuttosto che in via Libertà o alla presidenza della regione. Questo tipo di contributo, se occorre, lo faremo pure, ma il contributo che vorrei dare io unitamente a tutto il Consiglio Comunale e all'amministrazione è quello di individuare un percorso giuridico. Noi siamo in condizione di poter dire al Presidente della Regione cosa non ci convince di questa legge, cosa deve essere rimosso da questa legge per permettere a quelle amministrazioni virtuose o comunque che cercano di essere virtuose di bandire questi concorsi, questi benedetti concorsi, e cercare di dare serenità ai nostri ragazzi. Io li ho incontrati oggi loro hanno avuto una riunione a Villa Abate con i loro sindacati, li ho incontrati quando hanno finito questa riunione, ci ho parlato, ho cercato di rassicurarli, ho spiegato che gesti eclatanti non se ne devono fare, perché la gente non li capisce, gesti eclatanti, mentre se noi parliamo con la gente e manifestiamo le loro difficoltà e quello che sta succedendo e spieghiamo che da qui a qualche tempo ci saranno dei disagi ed è giusto che loro utilizzino tutti gli strumenti che il contratto di categoria e quello che prevede la legge, diciamo, gli dà come voce, come possibilità di comunque di reagire a questa che ritengo sia una ingiustizia. Perché all'interno di un bilancio dello Stato, di una legge finanziaria, non si può con un tratto di penna cancellare 18.000 persone, 20.000 persone in questo modo, o addirittura prenderli in giro dicendo no, vi abbiamo fatto uno strumento che forse darà la possibilità alle amministrazioni di poter, se sono virtuose, garantirvi il futuro. Ma io sfido chiunque, sfido il Presidente, sfido i sindacati. Con ragioniere prendiamo il nostro bilancio, lo portiamo alla presidenza della Regione Sicilia e gli diciamo: ci spiegate dove noi possiamo tagliare per trovare delle economie per bandire questi posti di lavoro o fare le operazioni che ci dite di fare. Noi credo che abbiamo ridotto tutto quello che c'era da ridurre a rosso, non c'è più niente da ridurre. Poi se ci dobbiamo ridurre, perché tutte le spese di cassa, ecco, tutte le spese di cassa, cioè quelle che prevedono un'apertura di un cassetto e la fuoriuscita di soldi, sono state diciamo azzerate. Certo, abbiamo degli impegni di spesa di cose che possono poi essere pagate dopo un mese, dopo 6 mesi, dopo un anno, dopo 2 anni, però tutte le spese di cassa, perché ragazzi, veramente le abbiamo azzerate. E questo, diciamo, è un punto che vi volevo rappresentare. Poi volevo rappresentare, scusa Sergio se sono un po' più lungo, sui cantieri di lavoro vi invito a farvi portavoce di quello, diciamo, che prevede il bando, perché ho registrato in questi giorni un po' di disinformazione. C'è molta gente anche nel comune
qualcuno si lamenta, ma mio figlio è disoccupato, l'altro mio figlio è pure disoccupato, ma verranno presi con i cantieri di lavoro oppure no? Bene, noi abbiamo una domanda, questa domanda di partecipazione ai cantieri di servizio è stata, diciamo, varata dai nostri uffici in maniera veramente molto scrupolosa. Io vi invito a prendere qualche domandina che si trova nel comune di Villabardo, di Bagheria, o di chi ha fatto, diciamo, questa domanda, e vi accorgerete immediatamente che oltre il nome, il cognome, l'indirizzo e qualche cosa non c'è più niente, mentre noi abbiamo, diciamo, ricreato il bando all'interno della domanda. E perché? Lo abbiamo fatto per cercare di essere più trasparenti possibili con i nostri concittadini. Questi cantieri di servizio non sono altro che una misura che serve a sostenere le famiglie più deboli, quelli che veramente sono, economicamente parlando, gli ultimi, le persone che devono trovare da questi cantieri di servizio una risposta a quelle problematiche economiche che hanno in famiglia. E quindi il bando regionale, quindi le regole che sono state messe dalla regione, non dal comune, sono delle regole molto selettive. Quindi la presenza di un nucleo familiare è composto da tante persone, il fatto che non c'è nessuna fonte di reddito all'interno della famiglia, il fatto che non c'è un immobile, delle fasce di età, delle categorie protette, tipo i portatori di handicap o gli immigrati, ci sono veramente dei paletti molto molto selettivi. E io vorrei comunicare alla cittadinanza, voi lo sapete perché siete, diciamo, addetti ai lavori, che nessuno di noi, né il sindaco, né gli assessori, né i consiglieri, né nessuno può oltrepassare o aggirare o annullare delle regole regionali. E chi, ma nessuno lo ha fatto, della politica, perché siamo abbastanza, diciamo, responsabili su questo, nessuno può aggirare questo tipo di paletti. Quindi chi presenta la domanda, la legge, ed è consapevole dei requisiti che ci vogliono. Tutte queste domande, tutte, sia quelle che poi domani verranno collocate all'interno di una gradatoria utile per occupare, diciamo, i posti banditi nel cantiere di servizio, sia quelle che verranno scartate, verranno messe all'interno di plichi e mandate alla Guardia di Finanza per controllare i requisiti delle persone che hanno dichiarato, diciamo, che hanno fatto delle dichiarazioni. Perché vi dico questo? Perché tutte queste domandine sono in autocertificazione, quindi tutta la gente che dichiara di avere tre figli deve averli, se no se li procura. Perché qualora non dovessero, diciamo, far fede alle dichiarazioni che hanno fatto, se ne prendono la paternità e la responsabilità, e su questo nessuno di noi potrà fare nulla. Quindi non ci possono essere scorciatoie politiche, scorciatoie dell'amico, del cugino, del nipote. Ci sarà una gradatoria oggettiva, tutti potranno accedere a tutti i dati che ci sono scritti lì, e nessuno, dal sindaco all'ultimo usciere, può assolutamente falsare questo tipo di operazione, perché si è scelto di avere una trasparenza assoluta su questo. Quindi tutte le domande, anche quelle che verranno scartate, verranno mandate immediatamente alla Guardia di Finanza, che verificherà i requisiti e si muoverà se ci sono dei fatti che integrano reati penali. E questa è la cosa più eclatante. Ma se c'è gente che percepisce un euro avendo dichiarato il falso, domani lo restituisce. E questo c'è scritto pure nella domanda. Abbiamo avuto cura di veramente dire tutto su questa domanda. Io questo lo faccio non perché voglio fare esercizi di retorica, ma per il fatto che mi giungono voci veramente assurde di scorciatoie e di situazioni che vengono manipolate ad arte per attaccare l'amministrazione, per attaccare magari i servizi sociali, che con grande, diciamo, amore e con grande cura stanno cercando di dare una risposta ai tanti cittadini, ce ne sono veramente tanti, che stanno facendo questi cantieri di servizio. Io vi dico pure di più: da una ripartizione, Marco, che hanno fatto dei soldi che dovranno arrivare ad esempio a Figarazzi, credo che non si potrà andare oltre le 60, 65, forse 70 posti utili
Noi oggi abbiamo come numero di domande 3 volte tanto, quindi ogni 3 persone una verrà collocata ufficialmente nella graduatoria e altre 2 verranno scartate. Poi vi dico un'altra cosa, però sapete, una comunicazione di servizio è raccoglietela, diciamo, con grande voglia di partecipare a questa commemorazione. Ci siamo accorti qualche settimana fa che a Villa dei Caduti c'è una lapide che ricorda soltanto i caduti della Seconda Guerra Mondiale. Io invece credevo che erano inglobati tutti, sia quelli della Prima che quelli della Seconda Guerra Mondiale, mentre invece si è presentato in comune, nella mia stanza, un parente di un reduce della Prima Guerra Mondiale, che chiaramente poi è morto, e mi ha rappresentato questa situazione. Allora ci siamo così attivati cercando di fare, diciamo, anche economie personali e con grande, diciamo, lavoro dell'assessore Tribuna, che si è occupato dalla A alla Z di tutto, e abbiamo realizzato in tempi olimpici la struttura in ferro, la lapide, e l'abbiamo già fatta collocare con i nominativi di tutti i caduti, i figurati della Prima Guerra Mondiale. E vi dico, ognuno di noi ha un parente, ognuno di noi ha un parente, e quindi io ritengo che sia bello da parte di tutti partecipare alla messa, se il tempo ci aiuta, a Villa dei Caduti alle 10 di domenica mattina. Padre Giovanni ha preteso alcune condizioni che penso che verranno rispettate, cioè la collocazione delle sedie con la massima pulizia della villa, e faremo 2 passaggi per la pulizia della villa, le sedie non ci sono problemi, e poi faremo la manifestazione con, credo, la lettura di tutti i nominativi. È un momento molto bello per la nostra comunità, abbiamo fatto anche degli inviti alle istituzioni, diciamo, dei comuni che ci sono vicini. Penso di aver detto tutto, poi mi congedo da voi dicendovi un'altra cosa. C'è una bellissima iniziativa che verrà tenuta sabato, domenica, giorno 3 novembre alle ore 9, ma voi non potete partecipare perché andrete alla commemorazione dei caduti, però magari poi uno finisce e fa un salto a Piazza Politeama. Ognuno di noi ha la consapevolezza che c'è gente che soffre all'interno delle carceri, però la consapevolezza di questa sofferenza la conosce soltanto la famiglia di chi è finito nel circuito penale, oppure gli avvocati che puntualmente, settimanalmente, si apprestano a fare visita ai propri clienti all'interno delle strutture carcerarie. Allora un collega, l'avvocato Silvano Bartolomei, ha pensato di dare un'idea di quello che soffrono i detenuti all'interno di una stanza adibita a cella di sicurezza. E allora è stata ricreata, e verrà ricreata a Piazza Politeama, proprio una cella con le dimensioni reali della cella che ci può essere ad Lucertone o ai Pagliarelli, per capire come si sta all'interno di una stanza di pochi metri quadrati in 4, in 5, in 6 persone. E questa è proprio un'esperienza reale che io vi invito a conoscere, non dico a fare perché io ce ne liberi di un'iniziazione del genere, però a conoscere, perché rende tutto il senso e tutto lo sdegno di chi ha fatto questo tipo di battaglie da sempre. Ora il collega è una persona che da sempre ha fatto questo tipo di battaglie, c'è anche il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, insomma noi parteciperemo, finiamo la manifestazione, poi facciamo un salto. È un atto, diciamo, doveroso nei confronti di chi ha questa sensibilità, e questa sensibilità la si acquista avendo la consapevolezza delle difficoltà che vivono queste persone. Ora, noi ci distinguiamo dal premio animale perché l'uomo ha una sensibilità e una capacità di indignarsi e di reagire attraverso degli stati d'animo forti e anche stati d'animo di emozioni attraverso la conoscenza delle problematiche. Bene, conoscere una problematica del genere ci aiuta ad avere una consapevolezza giusta qualora ci apprestiamo magari a partecipare a un referendum, o magari siamo coinvolti in un dibattito anche al bar,
quando siamo chiamati ad esprimere la nostra, l'opinione si esprime quando le cose si conoscono. E allora spesso quando si dice ma un provvedimento che svuota le carceri, un provvedimento che mette in libertà, rimette diciamo in libertà delle persone, e allora forse è utile sapere come si sta all'interno delle carceri, perché non tutti i detenuti sono meritevoli o sono rieducati attraverso una inutile sofferenza. Ogni sanzione è utile perché rieduca le persone, ma una sofferenza inutile non rieduca proprio nessuno. Allora l'avvocato Bartolomei si è fatto carico di questa bellissima iniziativa, io ci parteciperò con grande voglia. Grazie, non ho altre comunicazioni, grazie Presidente e grazie per la vostra attenzione. Comunicazione da parte dei consiglieri? Nessuno. Andiamo avanti. Punto numero 2. Approvazione del rendiconto di gestione del servizio finanziario anno 2012. Prego, assessore. Buonasera. Vi leggo un po' la verità. Il 2012 deve essere considerato un anno di transizione tra la vecchia e la nuova confederatura, posto che l'attuale amministrazione si è insediata a maggio 2012. Non è stato un anno facile grazie alle manovre governative che hanno progressivamente ridotto le risorse finanziarie a disposizione dell'ente comunale, ai vincoli dettati dal patto di stabilità e alla congiuntura sfavorevole che ha colpito l'economia del suo complesso. Nonostante la gestione del bilancio abbia risentito di tali problematiche, l'amministrazione ha mirato a perseguire gli obiettivi di equilibrio di finanziaria pubblica, garantendo che i servizi di ordinaria amministrazione venissero svolti nel modo più efficace possibile, rispettando il programma elettorale proposto ai cittadini. Nel corso dell'anno sono stati completati i lavori di rifacimento marciapiedi Corso Umberto, collaudati e completati i lavori di via Meli, via Vittorio Maiorana, via Merlo, via Enrico Fermi, viale dei cimiteri comunali, via Lideri, che collega la stazione metropolitana a piazza Giovanni Paolo II, con l'installazione di adeguate segnalette. È stato presentato il progetto per il centro impiegati da realizzare nel territorio comunale ed ottenuto il relativo finanziamento. È stata indetta la gara d'appalto per i lavori di manutenzione ordinaria fissate a strutture pubbliche del Comune. Sono stati garantiti i servizi di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, delle strade comunali e di sistemazione del verde pubblico. Si è mantenuto lo standard di efficiente e puntuale raccolta dei rifiuti sordi urbani, mantenendo le condizioni igieniche pubbliche del territorio comunale. Per i servizi scolastici, oltre alla gestione ordinaria dell'asilo nido, è data la possibilità ai cittadini di usufruire di buoni libri, di poter realizzare consultive didattiche in occasione delle festività e ricorrenze annuali. Nell'anno 2012 si è provveduto al finanziamento del progetto Servizio Civico e Lavoro Grosso per dare un sostegno economico ai cittadini meno ambienti. Si sono erogati servizi a favore degli alunni portatori di handicap, assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili residenti nel nostro comune. Hanno avuto inizio il progetto del servizio civile, dove sono stati inseriti ragazzi da 18 a 28 anni. Si è data la possibilità alla rivalutazione delle festività del patrono Santissimo Crocifisso, con una manifestazione storico-culturale che ha coinvolto tutta la cittadinanza. Si è svolta l'estate pigrazzese con serate di intrattenimento musicale, artistico e teatrale. L'amministrazione nel corso del 2012 si è avvalsa di collaborazioni di consulenti a titolo gratuito, ha tagliato le spese di telefonia e autobus a carico dell'ente, nell'ottica del risparmio di spese previste dalla spesa che avevo. Tutto ciò mette in risalto l'impegno profuso dall'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse a disposizione, soprattutto in un quadro economico italiano di grande sofferenza. Questo per quanto riguarda questo per quanto riguarda la parte politica, poi per quanto riguarda la parte tecnica, invitiamo il ragioniere a poter illustrare un po' il bilancio consultivo e poi voi farete le vostre ragioniere.
linea di massima è quello che ha illustrato l'assessore, diciamo, per l'aspetto politico e per come si è svolto durante l'anno 2012. In parte è dovuto a una precedente amministrazione, dopo l'elezione dovuta a questa amministrazione attuale, così come ha ben detto l'assessore. Diciamo che sul piano della programmazione e sul piano del lavoro fatto ha risentito un po' della vecchia amministrazione, diciamo, che era in procinto dell'ultima elezione, delle elezioni imminenti, e della nuova amministrazione, cioè che ha un bilancio già preparato, e quindi questo ha risentito nella fase della programmazione, nella fase della spesa. Ci sono avviati quei lavori che l'assessore ha detto, diciamo che è andato tutto secondo la normalità per quanto riguarda quei piccoli aggiustamenti che in corso d'opera fare una amministrazione, specialmente in quella che l'assessore ha definito la spend review, anche se nel nostro piccolo abbiamo un bilancio che non è il bilancio del Comune di Palermo, né quello della regione, però si è potuto tagliare ove è stato possibile, tagliando un po', diciamo, e nelle spese, vedi ad esempio l'auto blu, vedi ad esempio anche la stessa cosa del nome degli esperti che ha fatto tutto a livello mantenendo semplicemente gli aspetti che ancora erano in scadenza per contratto. Fatto questo, poi il piccolo contributo l'abbiamo dato anche noi, funzionari del comune, che abbiamo rinunciato a alcune delle nostre piccole spese, delle accessorie che abbiamo fatto, quindi compreso anche quello del numero delle votazioni, ove è stato possibile. L'amministrazione, la votazione poi complessiva dei dati del conto consuntivo ammonta complessivamente a una spesa un'entrata complessiva di 8.681.985,65 e una spesa complessiva di 8.381.985,65 con un fondo cassa di 3.000 euro iniziale e 3.000 euro di massimo finale. Questo sta a dimostrare la sofferenza con cui il comune soffre della liquidità di cassa, andando sempre in anticipazione di cassa, e quindi alla fine, voi vedete, pareggiamo sia lanciate le uscite, perché grazie alla liquidazione di cassa che riusciamo a chiudere in pareggio il bilancio. A questo si aggiunge poi le relative attive e passive per 16.991.865 di residui attivi e 16.346.334 di residui passivi. Devo dire che le residui attive si è dato una bella sforbiciata di circa 3 milioni di residui attivi. È un residuo dei TUX, che è anche su questo, sia per il quanto diventa la Corte dei Conti, sia per quanto diventa la revisione dei conti, si è dovuto dare un dettaglio, specialmente quello antecedente al 2007, quindi un po' più vecchiotto, tra virgolette. Anche noi abbiamo sempre detto alla Corte dei Conti, nell'evoluzione con cui siamo andati, che molti di questi residui attivi, diciamo, non erano dovuti solo alla volontà del Comune, ma erano dovuti per la maggior parte o a tasse messe a ruolo, vedi ICI, vedi tasso degli anni precedenti, affidato al nostro concessionario che è questo caso la SERET, e che Argilento andavano incassati. Ora, per levare un residuo attivo, voi lo sapete tutti, c'è qualcuno, ha fatto anche l'assessore, c'è la componente di commissione e commissione di bilancio, non è un automatismo che fa il funzionario toglierlo meno, ma dovrebbe essere una dichiarazione fatta alla SERET sulla inesigibilità del residuo. Se la SERET mi dice io sul ruolo 2005-2006 non posso incassare 1 milione di euro perché la gente non paga, non ha niente, non posso migliorare, non posso portarvi soldi, eliminatemi una parte di questo carico. Ma tanto che non fa di questo genere, il comune o il funzionario o il ragioniere, secondo il settore, non può autonomamente togliere il residuo. La Corte dei Conti insiste per essere più efficace nei confronti della SERET. Noi abbiamo fatto delle lettere, abbiamo sollecitato, però oltre a questo credo che non possiamo andare. Forse la cosa potrebbe migliorare in futuro se, a quanto sembra, con il 2014, la volontà anche dell'amministrazione, abbiamo parlato in separata sede con l'assessore, è quello di prendere direttamente noi la discussione del GIP. Questo posto potrebbe migliorare perché conosciamo un po' la realtà meglio di quanto non la conosce la
basta che rimane proprio funzionare. Quindi dicevo che la differenza per residuo, pur avendo fatto questi piccoli, questi tagli, se per noi sono logic semplice, circa 3 milioni in entrata e circa 1 milione in uscita, portano poi un avanzo di amministrazione complessivo di 648 mila euro, 530 ritornati, ripartito variamente. E questo significa che c'è un avanzo di amministrazione, come voi sapete, io ho ripetuto anche in questa sede da sempre, io sono restio a farlo con l'amministrazione. L'avanzo di amministrazione è un avanzo più cartaceo che reale, e quindi come tale è bene prudenzialmente non utilizzarlo, se non quando uno è proprio in sintesi alla fine o è assestamento di bilancio o per pagare debiti di dubbia esigibilità a cui poi deve far fronte un po' con la sua presenza. Voi lo sapete perché nei bilanci che poi avete trovato in questa sede non abbiamo mai utilizzato la nostra amministrazione a copertura del bilancio di visione, mai. E io spero di continuare in questa linea, anche se la relazione del quadro generale della relazione della finanza locale, leggiamo tutti i giornali, siamo a conoscenza tutti, il sindaco l'ha accennato anche per un problema di precario, diventa sempre più complicata e sempre meno, con meno possibilità di aumenti o di spese, cioè nel senso che lo Stato ha tagliato, faccio un solo esempio, in 2 anni, per il 2011 e il 2012, non ha tagliato un po' di 800 mila euro di contributi erariali, la regione è messa male, tanto che quest'anno 1.300.000 euro di contributo regionale ex legge 6 ha appena dato, ripeto, appena dato un acconto di 80.000 euro. Questo ha portato a un restringimento della spesa, specialmente a un restringimento, diciamo, della libertà del comune, e molto spesso lo vedremo anche continuando a tagliare anche dei servizi che sono essenziali, ma che sono, diciamo, rivolte alla fascia un po' più debole della popolazione. Ma questo è vincolato alle entrate che il comune ha, non potendo aumentare fino all'infinito, che poi sapete la situazione economica che stiamo attraversando, questo diventa complicato poi chiudere i bilanci. Un esempio proprio evidente delle difficoltà che si hanno nel chiudere i bilanci è che il Ministero degli Interni a tutt'oggi, siamo al 100 non ha pubblicato sul sito del Ministero degli Interni quanto è il contributo che spetterà a modificarsi, così come a tutti gli altri comuni d'Italia. Cioè non si è mai verificato che il Ministero degli Interni, intanto accogliesse le richieste del lancio per una difficoltà obiettiva a fare il bilancio e rinviasse un bilancio previsionale al 109. Cioè dovremmo parlare quasi di fare un preconsultivo. No, è la prima volta nella storia. Sì, è la prima volta nella storia, si verifica. Questo la dice lunga sulla difficoltà che il Ministero ha a quantificare esperimenti agli enti locali. Tant'è che ancora oggi non sono manco pubblicati. Quindi il nostro conto consultivo si chiude con avanzo di 148.000 euro. Abbiamo rispettato un po' tutte le normative, diciamo, che il testo unico ci obbliga a rispettare. C'è una relazione anche del revisore dei conti che abbondantemente illustrano quello che è successo nell'anno 2012, è passato alla commissione bilancio, e questo è tutto quanto io ho da dire sui numeri, diciamo, sul conto consultivo. Sono a vostra disposizione per un ulteriore chiarimento necessario per approfondire la tematica. Quali sono i consiglieri per richiedere dei chiarimenti all'amministrazione? Sì, però diciamo qui che chiarimenti, nel senso, se ci potesse illustrare un pochettino meglio in cosa consiste e quali erano gli obiettivi per quest'anno per il rispetto del patto di stabilità. E quali sono stati i riflessi per il nostro comune, visto che comunque dalla relazione prodotta dal Collegio dei Revisori si mette in evidenza anche una scarsa propensione dell'ente locale agli investimenti in conto capitale. Una cosa, diciamo, che è stata messa in relazione in parte
il patto di stabilità, con il rispetto al patto di stabilità, ci ha spiegato il dottore Maggiore, che è il presidente del Collegio dei Revisori, però diciamo, noi volevamo meglio un pochettino capire qual è il funzionamento di questo patto di stabilità e i riflessi eventualmente positivi che ci potrebbero essere per un'incentivazione delle spese in conto capitale nell'anno in corso eventualmente. Sì, come purtroppo ci obbliga la comunità europea, che poi dico, su questo ha messo dei vincoli per aumentare le spese correnti, in modo particolare le spese di investimento, però abbiamo obbligo, fissando gli obiettivi, del rispetto del patto di stabilità. Il patto di stabilità non è altro che un mix tra un patto di competenza e un patto contabile. Di competenza in quanto dobbiamo stare attenti che invece il titolo di bilancio certamente non siano minore della spesa corrente, quindi finanziariamente sul piano del bilancio, una parte che attiene alle spese reali di uscita, cioè le spese reali di uscita non devono avere un certo obiettivo, o che siano in competenza o che siano in residui, specialmente negli investimenti. Che allo Stato non interessa che noi rispettiamo gli impegni, interessa che non si spenda oltre un certo tempo. Questo patto ogni anno noi abbiamo obbligo, come abbiamo fatto quest'anno, di intanto comunicare l'obiettivo prima che faccia il bilancio. Finalmente nel mese di marzo abbiamo l'obbligo di fare comunicare al Ministero gli obiettivi. E dopodiché in corso d'anno monitorare questi obiettivi con due relazioni semestrali che facciamo ogni 6 mesi o ogni volta che scatta il decreto che stabilisca i termini, perché molto spesso viene vietato, come quest'anno, e quindi abbiamo l'obbligo di monitorare e comunicare al Ministero. Entro fine anno dobbiamo fare una pre-comunicazione e entro il mese di marzo, l'anno scorso è stato marzo, sì, dobbiamo comunicare se abbiamo raggiunto o meno gli obiettivi. Questo cosa comporta per noi? Uno, quello di limitare le spese in fase di bilancio finanziario, quindi accertamento, entrate, impegno, uscita. L'altro, che è molto più gravoso, quello di restringere le spese, specialmente in fondi investimenti, perché non possiamo pagare oggi un certo limite, altrimenti il sistema può dare un patto di stabilità. Questa è una grossa palla al piede per le amministrazioni comunali. Diciamo che per noi abbiamo molto meno che i comuni del sud, in quanto avendo poco disponibilità finanziaria in cassa, possiamo spendere meno. Però lo sarebbe comunque se noi attingessimo ad esempio dei punti come la cosa del questo. Questo lo potremmo fare tranquillamente. Però questo ci porterebbe tutto qua c'è un giorno. Hai la somma disponibile, di fatto non la puoi spendere in investimento, perché scorreresti il patto di stabilità. Dico, al nord questa posizione viene si aggrava, perché c'è gente che ha molta più cassa di quanto ne abbiamo noi e in ogni caso non le possono spendere. Quindi questo è un peggiorativo per comune del nord, in confronto del comune del sud, che viviamo più diciamo di finanza derivata che non di finanza propria. E dovete pensare che questi scienziati al Parlamento nazionale hanno, cosa che non andava fatta nel passato, previsto che la spesa per i precari deve essere inserita in questo piano conteggiata all'interno del patto di stabilità. Sì, quindi hanno ristretto ancora questa maglia. Sì, io devo dire che tu non ci credi. No, è molto semplice, perché tu questo, per chi ha un po' di amore storico su questo argomento concertissimo, ci hanno provato. Sì, addirittura una volta la regione decideva, ha fatto una normativa in cui diceva che le spese del personale e il contributo che la regione dava per i contrattisti non doveva essere incluso nel partito. Successivamente la Corte dei Conti, a livello nazionale e poi a livello regionale, ha bocciato questa norma. Quindi l'assemblea regionale ha dovuto fare una leggina annullando l'articolo di una legge finanziaria. Il nostro comune, da questo punto di vista, devo dire, è uno di quelli un po' privilegiati, perché io, siccome non mi sono mai fidato della regione, ritenevo che la spesa del personale, comunque la spesa del personale, l'ho sempre inclusa nella spesa del personale, quindi non l'ho tenuta fuori dalla spesa del personale. Quindi la spesa del personale concertista è dentro il nostro patto di stabilità. La spesa del personale
personale dei contrattisti e dentro la riduzione della spesa pubblica. Quindi noi questi due parametri che sono patto di stabilità e riduzione della spesa del personale abbiamo sempre verificato. E questo ci permette di domani poter prorogare i contratti per ulteriori 3 anni. Sì. E questo per come i nostri contrattisti devono stare tranquilli, perché questo verrà assolutamente fatto, perché non è un impegno, è un percorso che è stato tracciato da tutte le amministrazioni. Questa amministrazione continuerà a fare quello che tutti gli altri hanno ritenuto utile, così come lo riteniamo noi utile fare. Per agganciare, se no avessimo rispettato il patto di stabilità, e torniamo al discorso del tetto, che non abbiamo l'obbligo, intanto scatterebbe la riduzione nei confronti degli amministratori con riduzione immediata del 30% dell'indennità, con l'aumento di tutte le tasse e le imposte del comune, cosa che abbiamo visto San Pagliari del comune di Vicio Fannoia, che bagheria da questo punto di vista, l'abbiamo letto sul giornale, e dopodiché bloccherebbe tutto e qualsiasi tipo di assunzione. Non, il mancato rispetto del patto di stabilità blocca qualsiasi tipo di assunzione a livello di contrattista, a livello di lavoro flessibile, a livello di consulente, a livello di tutto. C'è un obbligo, proprio un blocco totale da questo punto di vista. Tant'è che quei comuni che non so quanto siano nella nostra regione di Cile, e parliamo dell'assunzione di questi 20.000 precari, molti di questi comuni che hanno precari hanno difficoltà ad assumere, perché c'è proprio un obbligo di non assumere, tassativo. Ma fermo restando questo, risolvendo questo problema, che secondo me ce ne sono altri, oltre questo del patto di stabilità. Uno fa tutto il turnover, uno è quello del turnover, un paletto che non abbiamo messo noi, ma che ha messo la legge nazionale. Cioè noi non possiamo derogare la legge nazionale, cioè noi non ci diamo altre leggi in giro, non lo dobbiamo fare. Ma se tu assumi nell'ambito del 40% del turnover, 40% che poi retroagire fino al 2010 per i comuni superiori a 5.000 abitanti, non ce lo possiamo scavalcare. Non penso che sono dei numeri molto severi, 8, 9 persone, forse 10. Ma ciò è simpatito da una legge nazionale, non più tanto di manco un mese fa. Poi ci sono gli scienziati che fanno tutto facile e dicono: ma si possono fare. E quindi con una cosa, per concludere, una cosa non ultima da considerare. E il problema sempre dei finanziamenti regionali che non arrivano in questo momento. La regione Sicilia si va in linea in questo momento. Marinella, devi pensare che per il 2012 non ci hanno completato i finanziamenti che contrattualmente dovrebbero arrivare. Per il 2013 hanno mandato 100.000 euro di oneri giusto? Su 480 che avrebbero dovuto mandare. E allora si pone una scelta. È la scelta di un'amministrazione, chiunque essa sia, non diciamo amministrata dal sindaco Paolo Martorana, ma dal sindaco Pinco Pallino. Se continuare a pagare integralmente i precari, quindi garantire loro le 28 ore e tutto lo stipendio, quindi farci carico noi non soltanto della quota di nostra competenza, che in alcuni casi è il 10%, in altri è il 25%, e quindi pagare e garantire lo stipendio, oppure garantire soltanto l'integrazione che gli facciamo noi e aspettare che la regione gli mandi i soldi. Ora, a Crocetta queste cose bisogna dirle. E noi le abbiamo dette quando si è insediato il suo governo con il presidente e con Salvatore Ricciardi, ci siamo presentati dall'assessore Patrizia Valenti, giusto Sergio? E abbiamo chiesto con le lettere in mano: ce li mandi i soldi che dobbiamo pagare i nostri precari, perché li abbiamo anticipati per tutto l'anno noi? Perché l'altro scienziato di Lombardo trasferiva, e non ho paura di dichiararlo in televisione, trasferiva i soldi ai sindaci secondo la simpatia e l'antipatia. Infatti in un tavolo tecnico con il presidente Cascio, e c'era anche il ragioniere Popolo, ci siamo accorti che eravamo 20 sindaci lì seduti, alcuni ci dicevano: io li ho presi questi soldi e non ho difficoltà, altri come me dicevano: ma me non li hanno trasferiti. E io, che ero insediato da un mese, perché questo tavolo tecnico l'abbiamo fatto a giugno, e quindi gli altri sindaci avevano beneficiato di questi trasferimenti prima, e quindi il nostro comune è stato tra virgolette trascurato e messo di lato nel 2012. E la stessa cosa sta avvenendo nel 2013
Questo è giusto dirlo, non perché uno necessariamente deve fare politica da un'altra parte rispetto a quella del Presidente Crocetta, ma perché è un problema oggettivo. Noi ce lo poniamo, il problema di avere i nostri precari e di garantire ogni mese lo stipendio, e questo ci comporta enormi sacrifici, perché con un aiuto da parte di mamma regione che ci garantisce i trasferimenti regionali puntualmente, che ci garantisce i finanziamenti dei precari puntualmente, lo Stato che ci garantisce i finanziamenti statali puntualmente, forse riusciremo a fare qualcosa in più rispetto agli sforzi che facciamo ogni giorno per portare la macchina avanti e cercare di alleviare le difficoltà veramente che ha un comune come il nostro. Ci sono problemi strategici che sono l'immondizia, che sono l'acqua, e non voglio aprire la maglia dell'acqua, perché sicuramente faremo un consiglio straordinario per la Chiesa che è fallita due giorni fa e che probabilmente si profilano delle situazioni molto molto gravi per i territori che vengono serviti alla Chiesa. Quindi è possibile che da qui a qualche giorno faremo, Presidente, un consiglio straordinario per capire come ci dobbiamo organizzare. Noi abbiamo dato una ricetta, io non sono proprio contentissimo della ricetta che è stata messa sul tavolo, cioè la possibilità di gestirlo noi in proprio o anche attraverso un piccolo consorzio di comuni limitrofi, però sono delle ricette che un po' mi spaventano, perché venendo dall'acqua fredda del Colles, dall'acqua calda del Colles, quando penso ad associarmi con una persona in più rispetto al comune di Figherazzi, comincio a fare cattivi pensieri, ma non perché tutto necessariamente deve essere, diciamo, ridotto a clientela politica, ma perché probabilmente in una situazione strategica come l'acqua, scusami Piero che stiamo facendo una divagazione, ad esempio noi abbiamo una rete idrica meravigliosa, perché è nuova, è perfetta, e Bagheria non ha la stessa cosa, Casteldaccio non ha la stessa cosa, e quindi andare a fare un consorzio con gente che non è allo stesso livello nostro può creare qualche problema. E allora, parlando con i consiglieri, con gli assessori, abbiamo fatto 4-5, Salvatore Lammacca ha partecipato a tutti i tavoli della prefettura e anche quelli che abbiamo fatto privatamente, stiamo cercando di capire come possiamo stare assieme senza creare strutture e problemi l'uno all'altro, per cercare di fare un po' di squadra e dividerci i costi, diciamo, comuni, ma senza entrare nell'ambito degli investimenti, perché se domani bisogna andare a partecipare a un investimento per andare a creare delle modifiche migliorative alla rete di Bagheria, sono sicuro che il bilancio del comune di Figherazzi e di Villa Bade non ci passa. Scusa il tempo. Questo in questo modo è quello che volevo dire in aggiunta a questo rispetto al patto di stabilità con riguardo alla sistemazione dei precari, che in prospettiva ci abbiamo avuto quello che poi sottolineato, che è quello della copertura poi finanziaria, la garanzia dei flussi finanziari da parte della regione, anche per questi precari, sperando che ci continua a dare quanto ci hanno dato fino ad oggi. Sì, però diciamo io la domanda era volta anche a capire quale poteva essere il riflesso, visto che comunque Figherazzi è necessita per la sua conformazione e per lo stato, ad esempio, di alcune strade, per l'incompletezza nella realizzazione di alcune aree che sono sottoposte all'ottizzazione, di interventi infrastrutturali. Ora, posto che per l'anno in corso la legge prevedeva di scorporare le spese per investimenti, quindi in conto capitale, dal patto di stabilità, io volevo chiedere, alla luce del fatto che noi quest'anno l'abbiamo rispettato, che per motivi di cassa, come lei ha ben spiegato, per non sforare il patto di stabilità abbiamo portato, diciamo, qualcosa in avanzo vincolato sotto questo punto di vista, se ci poteva essere la possibilità, alla luce di queste novità normative e di quanto, diciamo, emerge da questo conto consuntivo per quest'anno in corso, di, mi rendo conto che siamo alla fine, se si era pensato di operare in questo senso e se c'era, diciamo, una possibilità di incentivare un pochettino in più, come magari ci sollecitano a fare i revisori in questa loro relazione, la spesa per questo tipo di opere. Mi riferisco ad esempio al rifacimento del manto stradale del corso Umberto I, che incomincia a far emergere notevoli segni di cedimento,
mi riferisco ad alcune strade che sono rimaste monche nella scorsa, diciamo, pianificazione urbanistica, alcune aree che non sono state che dovevano essere espropriate e che non sono state espropriate per la realizzazione dei servizi che possono dare dei nuovi spazi a verde di aggregazione alla nostra comunità, diciamo, se c'era la possibilità di trovare lo sfogo per questo tipo di opera, anche la ristrutturazione della Villa dei Caduti, che presenta, se c'era la possibilità, alla luce di queste novità normative, per l'anno in corso di riuscire ad attivare interventi di questo tipo. No, non c'era la possibilità, anche perché quest'anno è stato un po' cambiato il parco. Esatto, io questo volevo dire. Con la possibilità di fare. Si è mossa in tal senso l'amministrazione? No, io devo che sul prospetto che ci ha comunicato la regione, abbiamo ancora come una ulteriore possibilità di portare il patto di circa 214.000 euro. Per quel modo fatto verticale, e poi la regione si è fatto carico, dando la possibilità ai comuni di appunto. Nella ridistribuzione all'interno regionale si sa mettere gli spazi. Sì, sì, però lo dicono, noi vi autorizziamo, al limite del scegliamento di investimento che facciamo noi. Dando la possibilità ai comuni di spendere. La prima comunicazione l'abbiamo fatto alla regione, ora aspettiamo con la definitiva, è di circa 214.000 euro. Che la regione ha messo a disposizione in questo caso al comune 214.000 euro. Sì. Che sono le somme aggiuntive che avrebbero dovuto fare? No, niente. No, niente. Non so, è una piccola punta d'ossigeno, tutto qua. E poi chiaramente l'intervento, diciamo, che deve essere intervenuto in aggiunta a quelli che già si sono stati operati. La strada non ce la fa. E questo è il senso, voglio dire. Poi il lavoro di investimento, poi a questo aggiungiamo, perché è un lavoro che deve fare di concomitanza con lo studio tecnico. Dobbiamo andare a vedere cosa deve fare l'opera pubblica del pubblico tecnico all'anno 2013. Cioè, se ha già programmato un certo tipo di opere, si assorbe anche lo spazio sul piano del piano di stabilità che ci ha dato la regione, è chiaro che stiamo parlando di niente, ma è ovvio che se vengono restando gli investimenti che abbiamo fatto l'anno scorso, cioè pochissimi, perché rispetto a quello che sono, noi abbiamo un'ulteriore spesa da fare di circa 14.000 euro. C'è una piccola spazio di manovrabilità da questo punto di vista, ci auguriamo che vengano tenute in considerazione queste priorità che abbiamo sollevato in questo. Questa è la potenzialità, potenzialità della predisposizione del processo di revisione. Mi rendo conto che, come lei ha ben detto, è un'assurdità che quest'anno il termine sia il 30 novembre, però abbiamo la possibilità molto meno di immaginare. Ma poi ovviamente poi deve aprire sempre la cassa e non li trovi di cassa questi soldi, ma li trovi no, ma se non c'è nessuno, ma se non c'è nessuno poi spero una piccola parentesi volevo che la disse sulla questione del Comex, non vedo lente sì, no, vedo lente che purtroppo si replica puntualmente in tutti nei bilanci dei comuni che fanno parte di questo consorzio. Siccome è una spada di Damocle che spende sulla testa appunto dei comuni, volevo che un pochettino ci spiegasse per quanto possibile in questa sede quello che sono le problematiche che hanno afflitto questo bilancio sotto questo punto di vista. Se volete le spiego io e poi qui entra il dato tecnico. No, a me interessa il dato tecnico, signor Sindaco, perché l'altro lo conosciamo abbastanza bene. Non è in questa sede che intendevo avere. No, io comunque l'ho trasferito il problema l'altra volta. Vi ho incontrato in una commissione che anche molto distretto, ho spiegato qual è il nostro punto di vista. Ha detto che dal conto consultivo a partire dal 2012
quindi dal lato qua. Questo debito reddito deve essere poi asseverato nel registro dei conti. Allora, io ho fatto con la prima cosa, ho chiesto a tutte le nostre partecipate che mi fa chiesto la relazione in merito a debito credito. Hanno scritto sia il consorzio ASI sia il Coinvest in Essenis, in cui mi hanno comunicato che secondo loro, la loro contabilità risulta che il comune è debitore nei confronti del lato 4 di Coinvest di 4.900.000 euro. Noi ripetutamente avevamo contestato queste cifre, anche perché queste cifre, questi incontri che ho avuto con la Bolognetti, con gli uffici amministrativi, erano completamente, in molto parte, palesamente errate, a livello che io avevo un decreto ingiuntivo condannato in comune di Federazione per conto Coeres, loro non tengono conto di questo decreto ingiuntivo. Cioè io sto pagando, ho già pagato, poi mi sono fermato a pagare un debito del Coeres con l'AMIA, l'AMIA Coeres non lo riconosce. Una cosa assurda questa qua, tanto che quando siamo andati a lamentare il canale, non abbiamo ricevuto. Allora io gli ho rimandato che non prima che facesse il conto consuntivo del 2011. Loro ci hanno detto poi, ormai il conto consuntivo è chiuso, ne rimanderemo col conto consuntivo 2012. Eventualmente lo inseriamo all'interno del conto consuntivo. 29 dicembre 2012, quando tutti festeggiavano, noi ci andavamo a fare le riunioni alla Camera di Commercio. Cioè, in aggiunta a questo sto dicendo io, quindi e 30. Palesamente errata la contabilità che ancora aveva, no? A questo si aggiunge che il conto consuntivo del Coeres, da dove scaturisce questo debito del comune di Grazia, 4.931, non sono state mai approvate dall'assemblea del Coeres e quindi dai sindaci che poi guardano l'assemblea. Quindi questo debito risulta dalla contabilità interna del Coeres non ci ha portato un certificato e un conto consuntivo approvato dai sindaci della FOPACE. Questo conto consuntivo è stato semplicemente, per quanto ne so io, depositato alla Camera del Commercio. A questo si aggiunge che recentissimamente il Comune di Pegarazzi si è costituito impugnando tutti i conti consuntivi della FOPACE e di questo sindaco è stato folgorato per la via di Damasco e si è accorto che c'era una causa, ce ne siamo accorti, perché faccio l'avvocato, quindi mi sono accorto in maniera molto fortunosa che c'era una causa fatta da altri colleghi sindaci che impugnavano i bilanci 2006, 2007, 2008, perché poi il 2009 fino al 2011 sono stati depositati alla Camera di Commercio e mai approvati. E allora ci siamo accorti che c'era questa causa, ci siamo accorti che ancora c'era spazio per poterci costituire. Immediatamente ho convocato la mia giunta, ne ho parlato con il ragioniere e con la segretaria e ci siamo costituiti perché una perizia contabile disposta dal giudice del Tribunale dei Termini Merese, dottoressa Piazza, sembra dalla perizia contabile che questi bilanci sono addirittura falsi, quindi gonfiati, taroccati, perché di presenza in terra. Io dico che Figarazzi doveva dire la sua. E l'abbiamo detta costituendoci. E quindi tutti questi dati che loro ci comunicano di 4 milioni, 5 milioni, 6 milioni, perché il debito non è 4 milioni, è 6 milioni, perché loro ci hanno detto l'anno scorso, a dicembre, che il debito era di 6 milioni, ora l'hanno ridotto a 4. Poi sai che magari prossimamente diventeranno 2, perché ogni volta che qualcuno scrive, in base alla firma, si riduce, diciamo, questa esposizione. Io non lo so quanto è il conto. Però vi posso dire che fino a un certo periodo i bilanci probabilmente verranno vanificati con una sentenza di un tribunale e successivamente si comincerà a discutere degli altri bilanci, perché io non sono un esperto del bilancio, però Giuseppe mi diceva che i bilanci si vanno a susseguire di anno in anno e tu devi riportare nell'anno successivo quello che c'era nell'anno precedente, quindi falso uno, poi tutti gli altri presentano degli errori corretti. Noi ne abbiamo tanti e quindi possiamo, tra virgolette, diciamo, dire la nostra. Voi dovete pensare che ad oggi noi paghiamo delle fatture, anzi l'ultima fattura che abbiamo pagato sugli stipendi degli operatori è quella del mese, che era giusto di settembre, quindi ora dobbiamo andare a pagare la fattura di ottobre.
anche una voce, di solito è il 10% della fattura più il 10% di IVA, di spese generali. Sia Pino Rizzaro che Paolo Martorana abbiamo, tramite i nostri uffici, contestato le spese generali, dicendogli: ma cosa sono queste spese generali? Non ce l'hanno mai detto. Una volta che io ho messo le mani nella documentazione, mi sono accorto che tra le spese generali c'era una bolletta di telefono di 36.000 euro. Anche il telefono? Come? No, 36.000 euro, non ho raccontato. 36.000 euro di bolletta, quota parte, tanto siamo 20, quindi insomma, veniva 4-5.000 euro, non lo so, insomma, una cifra del genere. In più l'IVA, perché ci sono delle sentenze della commissione tributaria e degli orientamenti che dicono che l'IVA non va calcolata. E noi l'abbiamo ribadito con forza, non sono un tributarista, però mi sono consultato e mi sono preso le mie responsabilità. Il nuovo commissario regionale, il dottore Norlito, in una riunione che abbiamo fatto 20 giorni fa all'assessorato in energia, ci ha detto che la fattura di ottobre era, sarà senza IVA. Sarà senza IVA. E noi per 8 o 9 anni abbiamo pagato l'IVA. E l'IVA incide su 100.000 euro in maniera del 10%, cioè sono 10, sono 12, sono soldi, sono tanti soldi. Quindi appena ci sediamo e facciamo due conti, non lo so se ce li devono dare a noi i soldi, perché vedete ragazzi, sia Pino Capizzaro che Paolo Martorana, le fatture le hanno pagate sempre al commissario, noi non abbiamo pregresso di debiti. Poi magari ci sono delle voci, di scariche e altro, che non si è capito bene nel passato come funzionava, ma noi le fatture le abbiamo pagate tutte. Ci sono altri comuni, come Bagheria, che a fronte di una fattura di 500.000 euro trasferivano 200.000 euro, 250.000 euro, quindi il 50%, ma noi abbiamo sempre trasferito tutto. Possiamo avere dei piccoli residui che non sono stati trasferiti negli anni, ma siamo pronti a sederci e a discutere, ma non 4 milioni o 6 milioni, ma di loro chi non può destinare. E quindi è chiaro che questa cosa l'abbiamo trasferita al nostro presidente dei revisori dei conti, che devo dire che ha partecipato a tutte le riunioni che abbiamo fatto al Congress personalmente, come diciamo esperto di questa materia in quota al comune di Figuerazzi, ma come persona riconosciuta esperta anche da altri comuni, che è stato maggiore, maggiore anche diciamo revisore del consorzio per i propri esteri. E quindi spesso e volentieri ci ritrovavamo con lui, che rappresentava un po' tanti, tanti comuni, tutti i comuni del Coires, e ci siamo ritrovati su posizioni unitarie quando si discuteva di bilanci e della veridicità di questi bilanci. Oggi sembra che una perizia contabile, anzi non se sembra, una perizia contabile ha riconosciuto questi bilanci falsi. Se il perito dei periti, cioè il giudice, abbraccerà la tesi del CTU di Termini Imerese, ci ritroveremo con le spalle nostre alleggerite di tanti soldi, perché i bilanci sono veri, e allora tutto quello che ci hanno comunicato non può essere diciamo, compreso nei nostri bilanci. E allora è giusto la posizione del ragioniere, è giusta la posizione diciamo, di prudenza del presidente dei revisori dei conti, però queste indicazioni non ci devono proprio fare spaventare, dobbiamo essere anche coraggiosi nel sostenere le nostre ragioni noi le possiamo documentare mese per mese e momento per momento sul Coires. Sì, io volevo semplicemente puntualizzare. La mia richiesta non era per una questione di timore, ma era semplicemente per capire effettivamente come ci si muove in questa area grigia che purtroppo si è venuta a creare sulla questione debiti, crediti che il comune di Figuerazzi diciamo, ha intavolato con il Congress. Situazione che ci trasciniamo dietro diciamo, da anche prima dell'ingresso di questa amministrazione, ricordo bene tutte le fasi, tutte le questioni che si ponevano allora quando arrivava questa fattura. Mi fa piacere che comunque si stia vagliando la questione con la dovuta attenzione
e che nulla vada tralasciato. Anche perché bisogna anche far emergere eventuali responsabilità e se danni ci sono stati per omissioni e scelte sbagliate da chi ha amministrato il CONIRES anche nella gestione commissariale. Mi riferisco ovviamente alla vicenda un pochettino a tutti nota della verbale della Guardia di Finanza che è andato a ruolo e che tutti dovremmo comunque pagare soltanto per il fatto che nessuno si è preso la briga di fare un'opposizione alla Commissione Tributaria e per la quale secondo me la mia modesta opinione, io non sono nemmeno un avvocato, a me ne è avvocato, si può ha una spalla, una stampella sulla quale appoggiarsi che è la sua laurea. Io non ho quella, ma secondo me avevamo buone possibilità quantomeno di ottenere attraverso un concordato fiscale come ultima ratio un grosso sconto di questo, e questo è un danno per i nostri comuni. Questa diciamo è un'altra questione che secondo me va investigata a fondo, anche per fare emergere eventuali responsabilità e omissioni di chi doveva prendere questa, e questa è tutela della radio comunale. Proprio questo è il punto. Da 10 milioni è passato a 20 milioni. Devo dire pure che l'accoglienza con l'invito che ha fatto il collegio delle revisori, faremo alcune più ragionerie, compreso io chiaramente, intendo il tecnico, ci cercheremo questi comuni di fuori che è la sede che dove c'è il CONIRES. Però un'altra domanda a dire questi dati, appunto, venga chiaro qual è la posizione. Alla luce di tutte queste aspetti che sono indicati, anche perché questi tipi di decisioni, quantomeno come vedete dell'esercizio, come si danno questi, al di là del fatto che noi con la situazione abbiamo pagato, non c'è la velocità, alla fine ci troveremo questo propone, siccome ritengo che in questa vicenda ognuno si deve assumere le sue responsabilità, anche che stiamo chiamando dalla regione a gestire il consorzio in nome e per conto dei cittadini, comunque dei comunisti, ne facciamo una parte, rispondi di eventuali suoi errori. Penso che sì, no, la situazione della giornata abbastanza chiarimenti su quello che diciamo il punto di vista. Avevamo fatto la relazione, però forse c'è quella della commissione, no? Allora, vediamo un attimo se la commissione, il presidente della commissione, prego. Sì, purtroppo la relazione non lo so come presidente, comunque era molto semplice e diretta. La commissione si è riunita, ha fatto tre sedute per analizzare la proposta del consiglio di rendiconto consultivo. Abbiamo letto attentamente sia la proposta che gli allegati alla stessa. Alla fine siamo arrivati alla conclusione che a maggioranza di voti il mio voto. La commissione invita il consiglio semplicemente ad approvare e prendere atto di quelle sono le istanze che emergono dal punto consultivo. In seduta di commissione il componente Sapo Fontana ha manifestato l'esistenza di perplessità che non ha espresso in commissione e si è riservato la facoltà di esprimere in seduta di consiglio. Spero che l'amministrazione abbia dissipato i dubbi del consigliere Fontana. Comunque invitiamo il consiglio ad approvare la proposta. Mi viene a ascoltare? Sì, Presidente, no, io mi sono semplicemente riservato la possibilità di stilare una relazione con il mio gruppo consigliare. Questo penserà di aver occupato la relazione a legge. No, aspetta che mi resta la parola. Tutto qua. Allora, prima di incominciare a leggere la relazione che noi come gruppo di minoranza abbiamo preparato, volevo un pochettino riallacciarmi alla introduzione che ha fatto il nostro assessore, facendo un piccolo accenno a due punti. Lei ha detto che nell'ambito delle cose che avete fatto, sulle quali in molte mi sono rivisto come passata amministrazione,
Avete potenziato il servizio civico e il lavoro rosa. Purtroppo devo dire che, ricollegandomi diciamo, al passato e andando indietro alla manovra di assestamento di bilancio, c'era la possibilità di addivenire e assecondare pienamente quelle che erano le richieste da parte degli uffici dei servizi sociali, che allora richiedevano 7.000 euro per ogni per il servizio civico e il lavoro rosa, al fine di avviare a questa misura di sostegno al reddito del Comune di Figarazzi tutte le persone che fossero in graduatoria, in quanto gli servivano. In quella sede voi avevate previsto soltanto 3.000 euro e 3.000 euro. Noi avevamo dimostrato che si potevano assecondare pienamente queste richieste che venivano dagli uffici in quella sede questa amministrazione bocciò la nostra proposta di emendamento al bilancio in favore di spese per diciamo, l'organizzazione delle feste natalizie e dell'illuminare, che ci può pure stare. In quell'occasione il sindaco aveva assunto l'impegno, eravamo a novembre, in tempo di assestamento di bilancio. In tempo di assestamento di bilancio, questa era la richiesta dell'ufficio, ma io non volevo essere polemico perché volevo arrivare al punto che diciamo c'era l'impegno del sindaco comunque a bocciare questa cosa, però dice io ce li metto con i fondi del fondo di riserva, ma cosa che a vedere il conto consuntivo non si è verificata, quindi abbiamo registrato alla fine che diciamo, questo non è avvenuto. Per quanto riguarda il servizio civile, lei ha giustamente puntualizzato che nel corso del servizio civile nazionale, lei ha giustamente puntualizzato che nel corso del 2012 sono stati avviati, mi pare, due progetti di servizio civile. Uno era, comunque, al quale hanno partecipato 12 giovani di Figarazzi. Purtroppo per il 2013 questo non è avvenuto. Nessun progetto è stato presentato dal comune di Figarazzi, si era dato incarico allo stesso esperto al quale ci eravamo affidati noi come amministrazione, che aveva fatto sì che questa possibilità potesse concretizzarsi. Con noi è riuscito, con voi non è riuscito. Questo è il dato di fatto. E quest'anno era la stessa persona. Per cui si è persa questa possibilità per 12 ragazzi del comune di Figarazzi. Con noi è stato produttivo, con voi improduttivo, al punto che gli avete dovuto revocare l'incarico. Lo so, li avete fatto antipatia, però l'hanno pagato i ragazzi di Figarazzi che non hanno potuto usufruire di questa misura. No, come se fossimo stati noi a non voler. Assolutamente. Comunque, adesso passo alla lettura della nostra relazione. Allora, a seguito dell'analisi dei dati riportati nel rendiconto di gestione per l'anno 2020. A seguito dell'analisi dei dati riportati nel rendiconto di gestione per l'anno 2012 presentato a vaglio del Consiglio Comunale, i sottoscritti consiglieri componenti del gruppo di minoranza depositano agli atti del Consiglio odierno la presente relazione al fine di evidenziare e rendere pubbliche le proprie considerazioni tecnico-politico-amministrative sull'operato dell'amministrazione nell'anno 2012. Preliminarmente riteniamo opportuno evidenziare il ritardo con il quale tale importante documento è stato presentato dall'amministrazione in consiglio, ovvero ben 6 mesi dopo il termine ultimo fissato dalla legge, che per quest'anno era il 30 aprile del 2013. Un ritardo che è valso al Comune di Figarazzi una diffida all'assessorato alla famiglia e alle autonomie locali.
È altresì doveroso sottolineare come, nonostante il ritardo accumulato all'amministrazione nel licenziare il conto consuntivo, quest'ultimo sia approdato all'esame del Consiglio Comunale privo del previsto parere del Collegio dei Revisori, reso soltanto 2 mesi esatti dopo che fosse stato depositato in segreteria il documento contabile. Sollecitiamo l'amministrazione, il Presidente del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale e l'Ufficio Ragioneria a voler essere più attenti nel rispetto delle scadenze dettate dalla legge in materia di approvazione dei documenti contabili e di programmazione del nostro ente. Esortiamo altresì gli stessi soggetti appena richiamati a voler controllare con fiscalità che gli stessi documenti contabili, bilancio di previsione e conto consuntivo, nel momento in cui vengono depositati presso la segreteria e messi a disposizione del Consiglio e dei consiglieri, siano muniti di tutti gli allegati e di tutti i pareri previsti dalla legge. Come ultima precisazione preliminare, vogliamo oggi sottolineare, anche con una punta di orgoglio, come i rilievi da noi sollevati in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012 abbiano trovato conferma nel giudizio reso dalla Corte dei Conti in sede di controllo del questionario sul documento, sul documento contabile che appunto è del bilancio di previsione 2012. Nella seduta di agosto 2012 del Consiglio, infatti, evidenziamo come alcune voci di entrata erano sopravvalutate. Si trattava delle poste di entrata riguardanti i proventi da recupero e evasione tributaria e da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. Rilievi, come abbiamo appena accennato, ripresi alla Corte dei Conti, così come giustamente evidenziato anche al Collegio dei Revisori nella loro relazione. Entriamo adesso nel merito del conto di bilancio 2012 che oggi siamo chiamati ad approvare. In questa sede ci preme evidenziare ovviamente come la gestione finanziaria dell'ente operata dall'attuale amministrazione sia stata priva di qualsiasi programmaticità. Considerata l'assoluta mancanza e lacunosità dei documenti programmatici elaborati dall'amministrazione attuale, per un giudizio sui quali si rimanda a quanto scritto dal Collegio dei Revisori nei pareri di accompagnamento sia del bilancio di previsione sia del consuntivo per l'anno 2012, nel rintracciare un minimo di progettualità non possiamo che fare riferimento alle dichiarazioni rilasciate nelle diverse interviste dal sindaco e dai componenti della sua giunta. Ora, cominciamo con i risparmi conseguiti, a detta dell'amministrazione, sulla spesa per il personale attraverso una riorganizzazione funzionale delle aree in cui era suddivisa la nostra amministrazione. Su questo punto abbiamo estrapolato il dato riportato nella relazione dei revisori, dove per l'anno 2012 il Comune di Figarazzi per la retribuzione dei suoi dipendenti ha speso 2.758.073 euro, a fronte dei 2.863.242 spesi nel 2011, con un risparmio in termini assoluti di 105.170 euro, un risparmio esiguo pari al 5% circa sulla spesa del 2011, ascrivibile più al fatto che nell'anno passato 3 dipendenti di ruolo in fascia D non sono più in servizio attivo, piuttosto che il beneficio della millantata ristrutturazione organizzativa delle risorse umane. Se consideriamo inoltre che è stata tolta l'integrazione oraria di cui beneficiavano alcuni dipendenti contrattisti del nostro comune, ci rendiamo conto di come tale riorganizzazione abbia avuto un beneficio economico nullo o quasi sulle nostre finanze. Pertanto il valore di tale riorganizzazione dei servizi è stato neutro dal punto di vista economico e di dubbia utilità per quanto attiene all'efficienza dei servizi. È sicuro, difatti, che il taglio dell'integrazione oraria operata su alcuni contrattisti e concesso a suo tempo alla precedente amministrazione per venire incontro alle esigenze rappresentate dai capi aria ha arrecato problemi negli uffici già costretti ad operare con personale insufficiente. Ma l'aspetto più importante da mettere in evidenza sotto il profilo che stiamo esaminando riguarda la spesa per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. In sede di elaborazione del bilancio di previsione, l'amministrazione ha comunicato con nota del 19/6/2012 al responsabile dell'ufficio tecnico che obiettivo primario dell'amministrazione per il 2012 è permesso di contenere i costi del servizio a 1.785.000 euro.
la raccolta differenziata non solo non è stato raggiunto, ma è stato necessario impinguare il capitolo con una variazione in aumento di ben 590.000 euro. Questa è la prova provata dell'allegra maniera con cui si programmano gli obiettivi all'interno di questa amministrazione. Dietro le parole riportate nella nota del sindaco datata 19/6/2012, basta confrontare la nota protocollo 348 dell'ufficio tecnico a firma dell'ingegnere Cecchini e del geometra Gueci, non vi era alcun progetto per incentivare il servizio di raccolta differenziata, anzi la raccolta differenziata è rimasta al palo e di contro la spesa del servizio è schizzata all'insù sino ad assestarsi a 2.256.000 euro, ben oltre le previsioni iniziali dell'ufficio tecnico comunale. Segno che l'amministrazione non ha posto in essere nessuna politica volta a contenere la dinamica di crescita dei costi del servizio. Lo scorso anno non abbiamo votato il bilancio di previsione 2012, abbandonando l'aula in segno di protesta contro un documento che a parere nostro doveva essere riformato sotto molteplici aspetti. Adesso voteremo a sfavore del rendiconto di gestione che conferma i nostri dubbi iniziali. Ma nell'analisi che abbiamo condotto sul rendiconto e dalla lettura del parere reso dai revisori emergono anche altre criticità. Su questo rendiconto 2012 pesa ancora la questione relativa ai debiti prodotti dal Coires Auto Palermo 4. Dalla lettura del parere dei revisori emerge una situazione ancora poco chiara circa l'entità dei debiti medesimi a carico del nostro comune. A fronte di un'attestazione debitoria a carico del comune di Ficarazzi da parte degli uffici consortili di 4.931.000 euro circa, apprendiamo, ma non è in verità una sorpresa, che tali dati non combaciano con le evidenze contabili del nostro ufficio ragioneria, il quale contesta i dati evidenziando la mancata contabilizzazione di alcune partite versate dal nostro ente per conto del consorzio. Dal colloquio avuto con il presidente del collegio dei revisori, il dottor Maggiore, emerge una situazione di difficile soluzione che inficia con una enorme incertezza l'equilibrio finanziario del nostro ente. Il collegio dei revisori infatti non ha asseverato tali dati, come si legge a pagina 36 del più volte citato parere, rimanendo in attesa dell'elaborazione contabile che il Coines sta effettuando al 31/12/2012. Coscienti che la vicenda rappresenta una spada di Damocle sul futuro di tutti i comuni aderenti al Coires e non solo del comune di Ficarazzi, è ben lungi dal voler fare facile populismo strumentalizzando la vicenda, non possiamo che rimandare il nostro giudizio a quando il quadro sarà più completo e definitivo sulla questione. Accogliamo positivamente la proposta del Collegio dei Revisori di costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc che si occupi di una puntuale ricognizione della situazione debitoria e creditoria del nostro ente con il Coires. Ma poiché riteniamo che questo Consiglio abbia il dovere di seguire con più attenzione e energia la questione de quo, vogliamo anche lanciare la proposta di formare una commissione d'inchiesta consiliare con lo scopo di approfondire la conoscenza della questione Coires, anche per mettere in risalto quegli aspetti ai quali abbiamo accennato prima, ovvero far evidenziare se vi sono le responsabilità ed eventualmente avviare le procedure per poterle sanzionare. Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, altra questione che dopo affrontare quando si tratta del rendiconto di gestione, leggiamo che non è stata resa agli uffici l'attestazione dell'insussistenza di ulteriori debiti fuori bilancio maturati dopo la data del 30 novembre 2012. Pertanto, al momento attuale, non ci è dato sapere se oltre a quelli già riconosciuti nel precedente esercizio, ve ne siano altri che sarà necessario riportare nel prossimo bilancio di previsione per l'anno 2013. La mancanza di tale attestazione forza potenzialmente il quadro della gestione finanziaria sottopostaci, ponendosi come ulteriore elemento al rafforzamento dell'idea di non approvare tale rendiconto. Per le motivazioni quindi espresse si preannuncia il voto negativo all'approvazione del conto consuntivo per l'anno 2012. La relazione è firmata. Sì. Sicuramente, anche perché penso che ci sono ulteriori chiarimenti. Volevo aggiungere una sola cosa io. Sì, prego. Per me. Il revisore dei conti a pagina 49 della relazione evidenziano che sarebbe opportuno
debiti per l'antiversione che sono arrivati a 159.000 euro e a montare l'antiversione di cassa, che è un rilievo già formulato l'anno scorso dalla Corte dei Conti, e oggi un altro rilievo formulato in relazione al titolo terzo residui passivi di 89.000 euro, e sono in concomitanza. Questo è un refuso che dobbiamo aggiustare nei conti consuntivi, prendere nel consiglio il possesso e il raccolto, votando il conto consuntivo, io vado a modificare questi due importi così come suggerito da pagina della pagina 40 della relazione. Solo questo, una precisazione che volevo fare per correttezza. Dopo aver espresso sia parte del lavoro, da parte dell'amministrazione, i chiarimenti per quanto riguarda il piano consultivo, penso di poter mettere ai voti l'approvazione del bilancio. Quindi per chi approva il bilancio consultivo per l'anno 2012, alzi la mano. 2, 4, 5, 8 voti favorevoli e 3 contrari. Allora è il notario Marco Martorana, Maria Rubato e Salvo Fontana. Passiamo. Sull'argomento non più. Credo che non sia. La votazione è stata effettuata. Passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno. È l'approvazione della previsione del piano regolatore generale vigente e in deroga articolo 20 della legge 78/76 sul progetto interventi di recupero naturalistico e linea di costa del comune di Schiarazzi. Chiederei la partecipazione di ingegnere Cecchini per quanto riguarda il punto numero 3. Grazie. Approvare il progetto in deroga allo strumento.
E quindi siamo stati costretti a fare questa procedura di variante di deroga. Una volta che Zero sarà approvato, il rischio era perdere il finanziamento, non ce lo possiamo permettere. Il progetto è rimasto invariato, è lo stesso dell'altra volta, ripeto, lo approviamo in deroga per diciamo per questo problema con la sovrintendenza, e in variante per la riapprovazione dei vincoli. È fatta la deliberazione, poi provvederemo a fare pubblicazione del caso, prevista la norma, e poi inviare tutto all'assessorato. Con la precedente amministrazione. Sì, no, non è un problema. Se viene mantenuto il numero legale è perché diciamo, l'opposizione è rimasta in aula, segno evidente che magari a qualcuno della maggioranza il piano di riqualificazione della costa non sta tanto a cuore. Siamo adesso sì, non ci siamo stati, è sicuro che non ci siamo stati, è vero che qualcuno in fretta e furia lo state facendo. La questione le faccio notare che mancava anche uno dei due consiglieri al lato della votazione. Eccolo qua presenza. Forse perché vuole passare nel palco, vuole fare il capogruppo di maggioranza. Non lo so. Faccio notare quello che succede anche qua alla votazione. Posso parlare? Posso avere la vostra intenzione per un minuto, non di più? Firmato il documento. Volevo semplicemente significare l'importanza di questo progetto per la qualificazione della costa, in quanto rappresenta un primo intervento importante che pone la prima pietra per quello che mi auguro possa essere un processo ormai avviato e incanalato per il recupero del nostro tratto di mare. È importante in quanto si va a ridare la possibilità ai nostri cittadini, perché penso che l'intervento lo preveda, anche di avere una piccola passeggiata, un piccolo bel vedere su quello che è il nostro tratto di costa che si affaccia nel Golfo di Palermo, offrendo uno spettacolo pari a quello che si può ammirare da altri punti della nostra costa ben più rinomati. Fatta diciamo questa parentesi, io volevo chiedere all'ingegnere quali sono gli interventi praticamente che la sovrintendenza, per i quali la sovrintendenza si è rimangiata, diciamo così, il parere favorevole emesso 10 anni fa e in
che cosa consiste tecnicamente questa autorizzazione ad agire in variazione in deroga alla previsione dell'articolo 15 della legge della disciplina. Allora, l'articolo 15 della legge regionale 78-76 ha stabilito nel lontano giugno 76 che nella fascia dei 150 metri della battigia non si possono realizzare opere che non siano per la produzione del mare. Quindi, che cosa succede? Che tutte quelle opere che non hanno queste caratteristiche non possono essere realizzate, oppure devono essere autorizzate in deroga a questo. Nella fattispecie noi nell'intervento prevediamo sistemazione a verde, prevediamo la possibilità di inserire dei gazebo in strutture precarie, quindi diciamo che sono tutte tipologie di opere che la sovrintendenza nel precedente parere espresso ha ritenuto valide e diciamo conforme a quelle che erano prescrizioni dell'articolo 15. E, in funzione di questo, il funzionario di allora diede il parere sul progetto. Il funzionario oggi, nel frattempo, cambiano i funzionari e quindi cambiano purtroppo le teste e cambiano anche gli umori. E quindi, nel valutare lo stesso progetto di allora, con le stesse condizioni, con le stesse caratteristiche, ritiene che una serie di opere, in particolare il tracciato degli impianti elettrici per l'illuminazione, la collocazione di questi gazebo, anche se sono strutture precarie, eccetera, a suo dire non sono più di diretta produzione del mare, ma sono opere che vanno autorizzate, ma in deroga all'articolo 15, secondo la procedura prevista dall'articolo 16, che è il successivo articolo, che prevede che in deroga all'articolo 15 si possono realizzare altri tipi di opere. Noi siamo un'amministrazione pubblica e quindi possiamo chiedere senza l'articolo 16 questa deroga, che purtroppo, e mi auguro che questo non infici poi quello che sarà il proseguo del progetto, purtroppo aggraverà sicuramente i tempi burocratici, perché se avessimo fatto solo la produzione invariante, di fatto inviamo tutto l'assessorato e con un solo decreto noi potevamo essere già operativi. In questo caso siamo costretti a fare due passaggi. Fortunatamente con l'assessorato abbiamo concordato e quindi abbiamo snellito il passaggio in Consiglio Comunale in un unico atto. Quindi oggi approveremo sia la variante sia la deroga. Però in assessorato, trasmetteremo tutto in assessorato dopo le pubblicazioni, ma l'assessorato saranno riusciti a fare due decreti. Uno prima, che sarà quello di approvazione in deroga, e poi successivo quello in approvazione in variante. In quello in deroga, tra l'altro, ci sarà una conferenza di servizi in cui sarà coinvocata pure la sovrintendenza, che dovrà esprimere là il parere di competenza. Quindi questo aggravio ci potrebbe essere perché effettivamente le conferenze di servizio funzionano e non purtroppo ancora in Sicilia. Quindi questo purtroppo è stato quello che siamo riusciti a ottenere dalla sovrintendenza dopo 6 mesi, 7 mesi di aspettare, perché da marzo che abbiamo fatto la richiesta di parere siamo arrivati ad ora ottobre, perché la nota è arrivata proprio inizio di ottobre. Non ce la sono andata a prendere. Anche perché appunto con la sovrintendenza abbiamo scoperto che non trasmette la posta e quindi siamo stati costretti a andare a prendere qualche volta. Diciamo che questa era la situazione, diciamo, quindi penso di aver risposto alla domanda del consigliere. Io gli chiarimenti? No. Allora, possiamo... per dichiarazione di voto, prego. No, semplicemente per dire che, vista la rilevanza pubblica dell'opera e che comunque l'interesse della collettività prevale sugli interessi diciamo dell'individuo, riteniamo doveroso dover votare favorevolmente questa proposta dell'ufficio tecnico. Quindi mentre voti la proposta, chi approvi la si avrà 11 voti favorevoli.
anche da questo punto chiedo l'intervento dell'ingegnere Cecchini, anche se ha già evidenziato che è un punto collegato al punto precedente. Io giusto, ingegnere, o no? Piano triennale, sì, l'approvazione del piano triennale di fatto è propedeutica poi all'approvazione del bilancio. Abbiamo anche per quest'anno riproposto quelli che sono i progetti che l'amministrazione ritiene opportuno portare avanti. Tra questi progetti c'è il progetto che abbiamo approvato appena poco fa, inserito nel piano annuale, perché speriamo di poter avere la documentazione per andare a gara entro l'anno. Il programma triennale già l'anno scorso è stato abbastanza rivisitato dall'amministrazione, che ha dopo l'inserimento rivalutato un po' quelle che erano le opere pubbliche da realizzarsi. Chiaramente sono opere pubbliche che necessitano per la maggior parte di finanziamenti. Noi siamo sempre con le orecchie ben attente a capire eventuali possibilità di finanziamento, anche se per ora purtroppo con i tempi che ci sono, anche a livello statale e regionale, i finanziamenti non sono un problema del giorno. So che il sindaco si è mosso addirittura per cercare di recuperare soldi, e quindi siamo sempre in attesa di questa mano al cielo, che effettivamente i bilanci comunali sono quelli che sono, e riusciamo anzi a riuscire a fare coordinare il nostro ordinario abbastanza bene. Per il resto non lo so, se voi avete delle valutazioni da fare, osservazioni, possiamo fare. Fare. Comunque, quello che volevo chiederle io, ingegnere, a questo prospetto del piano del programma triennale delle opere pubbliche andrebbe allegato pure il prospetto finanziario, cioè le risorse attraverso le quali nel triennio il comune vuole attivare per realizzare queste opere, che purtroppo io non vedo, è una mancanza mia, nel senso che la fotocopia che ho fatto è saltata qualche pagina, oppure non c'è proprio. No, l'obbligo normativo prevede che la copertura, il collegamento col bilancio, quindi la copertura finanziaria, sia valutata e sia effettiva per l'anno annuale, per il programma annuale. Per il triennale l'indicazione, infatti l'indicazione all'interno della scheda, perché quest'anno hanno cambiato le schede a livello regionale, hanno previsto solo esclusivamente quello del piano annuale. Infatti in quello del piano annuale c'è riportato la tipologia di finanziamento. Noi in quest'anno prevedevamo di fare due opere, uno è questo del progetto di riqualificazione, e l'altro era quella della urbanizzazione della zona per intenderci di fronte alla caserma dei Carabinieri, che invece viene fuori da un finanziamento privato perché sarà fatto in convenzione. Quindi per un totale di 1.055.000 euro di interventi. Il progetto, quello di poco fa, abbiamo visto quale difficoltà ha avuto, speriamo entro l'anno di poterlo appaltare, mentre per quanto riguarda la strada di collegamento, poco tempo fa ho parlato con i tecnici e mi hanno detto che stanno definendo alcuni aspetti che purtroppo là entriamo nella sfera dei privati e stanno risolvendo alcune problematiche interne, quindi speriamo che entro l'anno riescano a presentare la documentazione per partire con questa convenzione. Sì, non sembra che sia stato raggiunto un accordo di massima tra i privati, questo è quello che mi sembra. Chiarimenti per passeroti del punto. Per dichiarazione di voto. Annunciare la nostra astensione sul punto, proprio perché riteniamo che l'indirizzo
indicazione del prospetto economico finanziario, cioè attraverso il quale nel triennio il Comune intende realizzare queste opere, sia un elemento necessario che debba essere portato a corredo del piano triennale. Comunque non vogliamo bocciarlo, in quanto riteniamo essere, diciamo, una decisione piuttosto pesante, poiché nel prospetto che comunque viene allegato ci sono delle opere la cui utilità collettiva è abbastanza importante. Pertanto preannuncio che ci asterremo. Allora, metto ai voti il punto numero 4. Chi approva alza la mano? Approvato da 8 consiglieri e 4 astenuti. Astenuti il consigliere Marco Martorana, Maria Curvato, Salvo Fontana e Stefano Morici. Punto numero 5, approvazione del regolamento volontario di protezione civile. A questo punto lo ritiriamo, è stata una mia precisa volontà quella di pregare il Presidente di inserirlo, però in realtà questa volta forse la fretta ci ha un po' tradito, perché i miei amministratori mi dicono che deve essere approfondito questo regolamento e quindi lo ritiriamo, auspicando però che nella prossima, prossimo Consiglio Comunale si ritirerà. Ok. A posto.